Si è svolto ad Agropoli, presso la struttura Elysium, il campionato nazionale nuoto Endas. Tantissimi gli atleti che hanno presenziato alla due giorni, soddisfatto il responsabile organizzativo della struttura Antonio Molinara e il vicepresidente Endas Gianluca Esposito. Noi abbiamo ripreso l'attività agonistica che ci è stata consentita da fine gennaio, inizio febbraio, e ci siamo rivolti chiaramente all'attività agonistica e stiamo, diciamo, portando a termine la stagione nel miglior modo possibile, nonostante le grandissime difficoltà economiche che abbiamo avuto. Però questa di oggi è la dimostrazione di quello che, come hai detto, di la volontà di rinascere, di riprendere e di ritornare alla quotidianità. 200 atleti gara, 200 atleti per 400 atleti gara è un numero notevole in questo momento. Le società presenti sono una decina e diciamo che abbiamo poi il contorno dei genitori, perché poi è una manifestazione dove non c'è pubblico. Abbiamo messo qualche diretta Facebook giusto per gratificare gli atleti e i genitori, che comunque sono tanti, che hanno accompagnato i propri figli. Abbiamo cercato di fare la cosa nel miglior modo possibile, suddividendo i vari gruppi. In vasca non ci sono mai più di 35-40 ragazzi. Sugli spalti abbiamo un sellino e tre sellini liberi. Quindi abbiamo veramente curato nei minimi dettagli. Ogni gara, quindi ogni batteria, vengono sanificate le sedie. Ad ogni cambio turno viene sanificato lo spogliatoio e gli spalti. E, insomma, abbiamo veramente cercato di fare il possibile, e questo di oggi è il campionato nazionale di nuoto Endas e speriamo che possa essere effettivamente l'inizio di un percorso che ritorni alla normalità. Noi abbiamo utilizzato una parola chiave per questa manifestazione che si chiama Sport Games, che è una manifestazione a carattere nazionale che ha portato di fatti qui ad Agropoli e in Cilento varie società provenienti da ogni parte d'Italia, in particolare dal centro-sud, ma anche dall'Umbria, dal Veneto. Noi abbiamo cercato di dare un segnale. Non è facile organizzare lo sport in questo momento, perché l'Italia si è dimenticata degli sportivi. Questo, che dovrebbe essere un diritto sancito dalla Costituzione, è stato completamente accantonato. È notizia di questi giorni che un'equipe medica ha dichiarato l'utilizzo dell'acqua clorata fondamentale per la profilassi e per il debellare proprio del virus, eppure di fatto le palestre e le piscine saranno chiuse fino al 1 luglio. Questo va un po' in contrasto con quelle che sono le reali necessità del paese. Diciamo che noi ci abbiamo provato, quindi gli Sport Games, che sono la loro quarta edizione, non si sono fermati. Abbiamo chiaramente dovuto spacchettare, consentitemi questo termine, gli atleti su varie parti d'Italia. Per tutto il weekend ci saranno attività nel Lazio, in Campania. In Campania abbiamo scelto Agropoli come location per le attività acquatiche, per il tiro con l'arco e per la disciplina propedeutica al benessere fisico. Ci sarà un contest di yoga, di fatto, che avrà anche una sua modalità online. Poi abbiamo su Massa Lubrense, quindi provincia di Napoli, abbiamo tutto il compartimento delle arti marziali e gli sport da combattimento. Quindi è una manifestazione che, proprio per il particolare momento, ci riempie di orgoglio da un lato, ma anche di tanta responsabilità. E noi cerchiamo, come abbiamo sempre fatto come Endas, di farlo nel migliore dei modi. Fortunatamente vedo comunque una ottima risposta da parte dei giovanissimi, perché di fatto lo sport è il loro futuro. Noi cerchiamo di formare degli sportivi per creare poi degli adulti, e magari, perché no, una classe dirigente migliore per il futuro. Quindi speriamo che il restart degli Sport Games porti comunque un restart di tutto il paese e dello sport in generale. C'è voglia di tornare alla normalità soprattutto da parte dei giovani, e proprio per i giovani la struttura Elysium sta veramente facendo tantissimi sforzi soprattutto per la sicurezza. Un commento da parte sua per quanto riguarda questa è una manifestazione che parte da lontanissimo nell'organizzazione, con la proprietà e con la dirigenza tecnica dell'Elysium. Io ringrazio Gioia, Ludovica e Antonio Molinara. Abbiamo progettato queste cose già dall'inverno,
quando sembrava che non ci fosse nessuna speranza per lo sport, ci siamo informati, sentiti anche quotidianamente, quindi il nostro ringraziamento va anche a delle strutture coraggiose come l'Elysium, che ha investito sull'attività agonistica dei propri atleti. Investito, vi spiego perché, questa piscina, questa struttura megagalattica è rimasta aperta per permettere agli agonisti che oggi stanno gareggiando, perdendoci, perché questa è una struttura soprattutto per la piscina che ha dei costi altissimi di gestione, e aprire una struttura tarata per migliaia di atleti, per 50-100 agonisti, significa di avere la certezza di andare in perdita. Quindi ben venga il coraggio che ha avuto l'Elysium, che noi ci onoriamo di avere tra le nostre società affiliate, perché sta consentendo all'Endas e a tutti gli atleti che ci hanno raggiunto ogni parte d'Italia di fare una finale nazionale, perché molte altre piscine invece sono chiuse e non sono da biasimare, perché i costi sono veramente altissimi e i contributi statali che sono arrivati per le società sono parva materia, per cui è stato fondamentale trovare una dirigenza coraggiosa ed illuminata. Quindi questa è anche la loro festa, questo restart dell'Endas e del settore nuoto.